Eccolo Stefano Mai, ragazzi, ragazzi quanti, cari vivi vivanti aziende nel canale, un altro video insieme con tante notizie belle, ghiotte, succulente da andare a deliziarci insieme. E infatti non stavo nella pelle, dovevo fare assolutamente questo video pomeridiano nel momento perfetto in cui non ci sono neanche partite e poi vedere stasera se aspettare Sornione come un gatto con gli artigli per vedere come va la partita e quindi se perdiamo andare giù pari come faccio sempre oppure fare il video serale. Adesso devo vedere un po' in base alle notizie che girano. Fatto che saluti e ringraziamenti però prima a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stefano Romagna vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come vi stavo dicendo, mi sono arrivate due bombe veramente forti forti. La terza, diciamo che è più un pur parler, però in qualche modo ve la snocciolerò, ve la sgranocchierò ben bene come un cracker. E quindi allora, la prima assoluta è una cosa che forse vi immaginavate già, perché la piega che ha preso la situazione di Maria è molto chiara. Io già vi dicevo, ancora quando mi insultavano, tra virgolette, poi, perché sono stato uno dei primi che ha detto del litigio tra Di Maria e Allegri, no, non è vero, ti sei inventato tutto come al solito, eh? Poco dopo è venuto fuori che c'era questa frattura tra allenatore e giocatore. Tant'è che la frattura è andata avanti anche quando c'è stato il cambio Milik, Milik che l'ha messo giù per mettersi un altro, e Di Maria che ha dato la gomitata a Izzo, Di Maria che è andato fuori col broncio e si è messo in panchina con le braccia conserte per protestare contro Allegri, tanti episodi che hanno fatto capire che c'era qualcosa che non andava. E adesso arriva questa notizia a ciel sereno, sempre fonte BBC e Sky Sport, ovviamente giornalisti super anonimi che mi hanno dato queste frecciatine qui, con Di Maria che potrebbe, attenzione, rescindere il contratto a gennaio. C'era questo rischio, ragazzi, perché quando lui ha firmato ha detto firmo per un anno con l'opzionale per il secondo se prendete Paredes. Noi abbiamo preso Paredes, ma ci sono state delle situazioni che hanno creato veramente dissidi nello spogliatoio. E quindi Di Maria ha fatto mettere dal suo agente questa clausola, questa postilla di poter andare via a metà stagione e tornare in Argentina. Quindi c'è questo rischio che Di Maria lo faccia veramente dopo il Mondiale e vada a Rosario. E io veramente sono sbattezzato. Pensate, Allegri è riuscito nel giro di 2 mesi a ribaltare un giocatore che era venuto veramente spostandosi dal PSG dopo 7 anni, cambiando location, trovando casa, portandosi dietro la moglie con i figli, tutto per spianarsi bene, rimanere magari anche 2 anni se veniva trattato bene. Tu nel giro di 2 mesi gli hai cambiato tutto, sei riuscito a soverchiare completamente gli equilibri e ragazzi, ma è veramente un record, uno dei record peggiori, un Guinness primati negativo, riuscire a far cambiare idea a un giocatore nel giro di 2 mesi. Un campione come lui, che si è adattato in qualsiasi contesto. Io non ho parole, ragazzi. Comunque, vediamo se sarà notizia vera o meno. Comunque è una notizia che sta aleggiando pericolosa appunto negli ambienti bianconeri, quindi vediamo. Questa è la prima. L'altra bomba è quella che riguarda Rabiot. Come vi ricordate, in estate Rabiot non era stato mandato al Manchester United proprio per motivo dell'ingaggio, perché lui chiedeva 10 milioni con mamma Veronique, pronta a chiudere la trattativa, e non è stata fatta. Quindi ci siamo trovati nel gozzo Rabiot, che è rimasto controvoglia, anche lui, cocchino di Allegri, è passato dall'altra parte della sponda e quindi adesso ce lo teniamo come un separato in casa. Tant'è che si sta parlando a gennaio addirittura di mandarlo al Newcastle, squadra interessata a lui, con la nuova proprietà, sapete che gli sceicchi hanno milioni da spendere, e gli avrebbero proposto un contratto bello bello solido da 7 milioni di sterline, quindi siamo più o meno a quello che prende adesso, più i bonus. Quindi attenzione, potrebbe andare là. Tant'è che tutti potrebbero chiedere, ma perché va al Newcastle che non gioca la Champions? La Juve com'è messa adesso in classifica nel girone? Male, sta per andare fuori, col Benfica che potrebbe andare agli ottavi al posto nostro come seconda classificata e anche prima. Non si sa mai, perché se fa bene contro il PSG potrebbe anche passare come prima. E quindi per Rabiot non cambierebbe molto, o non fare gli ottavi con la Juve e andare in Europa League, oppure giocare col Newcastle, una squadra che gli darebbe la titolarità garantita, tanto di stipendio e comunque un panorama successivo al mondiale da titolare fisso, senza diatribe, senza problemi, senza scaramucce, senza rischio di essere messo fuori rosa, come stesso Arthur e Zaccaria. Insomma, questo è quello che trapela in questo momento negli ambienti bianconeri. Quindi le due notizie principali, principe di questo momento. L'altra, che poi già sapevate, ok, è quella che riguarda Vlahovic, che è più un pur parler, ripeto. Allora, cosa sta succedendo in questo momento? Il Bayern Monaco cerca, come sapete bene, un centravanti, ok?
che, visto che la Lewandowski è andata a Barcellona per una bella cifra di 50 milioni, sta cercando uno tra Vlahovic e Kane, però Vlahovic è più un nome messo lì, non è un nome sicuro, anche perché Vlahovic, come avete detto, ha smentito, ha detto che vuole rimanere alla Juve. Però Nagelsmann sta chiedendo Harry Kane, quindi se Harry Kane dovesse andare al Bayern Monaco, Conte si troverebbe sguarnito là davanti, ha bisogno di un centravanti. E come sapete Conte stravede per Vlahovic e Lukaku, sono due ipotesi. Lukaku perché è tornato all'Inter, era stato riaccolto come un dio, ma non si è trovato bene nei meccanismi di Inzaghi, no? Non gli piace questo gioco non propositivo per le punte, e lui è uno che vuole fare a sportellate, che vuole comunque mettersi a disposizione, e con Inzaghi non c'è questa possibilità, no? Mentre, come sapete, lui ha lavorato molto bene con Conte, gli ha fatto vincere lo scudetto, è un giocatore che adora quell'allenatore lì, e quindi vediamo il ballottaggio tra quei due. Insomma, staremo a vedere, ragazzi. Secondo me Vlahovic è comunque, al di là della diatriba con Allegri, con le scaramucce avute con Allegri e questo rapporto amore-odio, intenzionato a rimanere alla Juve. Quindi vedremo cosa accadrà, ragazzi. Sarà un gennaio sicuramente di fuoco, perché oltre a questo nodo spinoso dell'attaccante di Vlahovic, c'è il discorso terzino sinistro. Però, come sapete, visto che Di Maria potrebbe andare, Rabiot potrebbe andare, Zaccaria potrebbe ritornare, così come Arthur, c'è un mercato veramente in fermento, e quindi può darsi che non dobbiamo cambiare soltanto il terzino sinistro, cioè Alessandro in primis, ma ci saranno da fare degli altri aggiustamenti, quindi attenzione ragazzi, sarà veramente un tumulto assoluto. Quindi Grimaldo, Ben Sebaini e uno tra Igor e altri nomi che abbiamo fatto potrebbero essere i principali indiziati per arrivare a gennaio. Vedremo cosa accadrà, ragazzi. Sapete, c'è tanto da dire. In questo momento vi faccio un piccolo riassunto di 8 minuti per mettere tutto dentro. E poi mi raccomando, ragazzi, non vi dimenticate di lasciare un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, importantissima. Avevo notato che a molti di voi non arrivano le notifiche, c'è una percentuale molto bassa di notifiche arrivate, e quindi mi raccomando, personalizzatela, mettete tutte in modo tale che vi arrivino sempre in tempo reale. E poi un'altra cosa importante che volevo dire riguardo gli abbonamenti, perché sto appunto attuando una nuova campagna che riguarda il secondo livello e il terzo livello, cioè platino e diamante, in cui consentirò a tutti quelli che fanno l'upgrade dell'abbonamento di partecipare a una live con me almeno una volta al mese, sia individuale che di gruppo. Quindi più siamo meglio è, per comunque condividere l'esperienza Juve con tutti quanti. È importante avere comunque uno scambio di idee e di opinioni, perché c'è un arricchimento molto, molto buono, e a me piace appunto sentire le vostre opinioni. Un abbraccione come sempre da me, Danila, ciao a tutti!